Ciao a tutti, Andrea e Alberto, siamo arrivati dalla Giraglia per 2 2017, abbiamo vinto la categoria per 2 e siamo belli contenti, è stato un primo buon test, un primo bel allenamento e diciamo in vista dei prossimi progetti e programmi futuri oceanici. Albi, tu che dici? Grande, dai, abbiamo fatto una bella regata, è stato anche un momento importante per conoscersi con Andrea, tutto alla grande direi, e bene, una bella regata, una bella vittoria nonostante le condizioni meteo non proprio per noi e quindi siamo contentissimi, dai. E bravi ragazzi, siamo contenti anche noi. Dopo questo ottimo risultato, il vostro sodalizio è ormai una certezza. Allora, anche il nostro racconto può proseguire. Ritroviamo Andrea, Alberto e Magalè, la loro barca, nelle acque di Genova. Ma vi ricordate dove eravamo rimasti? Andrea è deciso e determinato a realizzare il suo progetto. Partecipare alle regate oceaniche più prestigiose del mondo. Dopo mesi di lavoro tra ricerca degli sponsor e organizzazioni logistiche, conosce Alberto. Ed è assieme a lui che decide di partecipare in doppio alla Transat Jacques Vabre 2017, regata di 4.350 miglia con partenza da Le Havre, in Francia, e arrivo a Salvador de Bahia, in Brasile. Ma come abbiamo capito nello scorso episodio, preparare una regata del genere non è affatto uno scherzo. Piuttosto, una lotta contro il tempo. Giusto, Andrea? Siamo in super ritardo, non in lieve ritardo, ma comunque in ogni caso siamo già iscritti alla Transat Jacques Vabre e diciamo siamo in questo tipo di progetti da tanto tempo e sappiamo perfettamente che questa non è una variabile ma è una costante, essere in ritardo, quindi ce la gestiremo il meglio possibile e ce la faremo, insomma. Oltre ai materiali, attrezzi e abbigliamento tecnico, la parte fondamentale in questo sport è la ricerca di uno sponsor in grado di rendere la barca competitiva e affidabile. Ecco perché Magalè, la barca sulla quale Andrea e Alberto si sono conosciuti, in questi giorni è sotto tutti i riflettori. La barca praticamente partirà da Genova per arrivare a Lorient in Bretagna e utilizzeremo il trasferimento anche come qualifica per la Jacques Vabre, per la regata. E una volta arrivati in Bretagna la barca farà cantiere, dobbiamo fare diverse modifiche. Abbiamo fatto una bella prova in mare, un lavoro con i tecnici testando un po' tutta l'attrezzatura. Loro hanno ben chiari i dati su cui vogliono mettere le mani e quindi che serviranno poi a loro per analizzare le varie problematiche. Noi abbiamo, se vuoi, una visione pratica su quello che poi a bordo saranno le nostre esigenze. Siamo qui in qualità di supporter tecnici della sfida. Lo scopo di questa collaborazione non ha semplicemente una visione sulla performance della regata o dell'evento specifico, ma anche un'innovazione futura sia dal punto di vista tecnico dei prodotti, delle collaborazioni e di quelle che potranno essere le sfide del futuro. Oltre alle modifiche diciamo riguardanti l'albero, i ballast ed altro, dobbiamo anche installare le varie tecnologie
che abbiamo studiato insieme a Enel Green Power. Il nostro obiettivo è di rendere la barca indipendente dal punto di vista energetico utilizzando delle fonti rinnovabili di energia come il fotovoltaico, idrogeneratore e pale eoliche. Le difficoltà che stiamo incontrando in questo progetto sono l'integrazione di diverse risorse energetiche quali il sole, l'acqua con l'idrogeneratore e l'eolico con la turbina eolica in un contesto estremo come ad esempio una barca che naviga in mezzo all'oceano. Niente, è stato diciamo il primo step verso il raggiungimento di una barca 100% eco power. Abbiamo testato fondamentalmente la produzione dei pannelli fotovoltaici in varie situazioni, varie angolazioni, quindi diverse incidenze del sole, sia con la barca ferma che in navigazione, quindi con le vele. Mi occupo fondamentalmente di sail design, quindi il coinvolgimento nel progetto di Andrea e Alberto riguarda tutto il discorso delle vele. Fondamentalmente abbiamo fatto questo lavoro di revisione che ha servito un po' come base di partenza per tante modifiche che sono necessarie alla barca, sia per aggiornarla sia un pochino per anche customizzarla su quelle che sono le esigenze e le aspettative di Andrea e Alberto sul progetto in particolare che è la regata che andranno a fare nei prossimi mesi. Bene, loro sono rimasti molto contenti, siamo molto contenti anche noi perché stiamo comunque entrando nel vivo del progetto. È un bel confronto sempre perché poi l'obiettivo è quello di non avere roba in più, roba superflua, avere degli impianti che siano affidabili e performanti, quindi poi alla fine gli obiettivi sono gli stessi. Andrea e Alberto partono per il trasferimento verso l'Orient. Ma appena partiti a Genova, di notte, un forte temporale mette a dura prova la barca Magalè per la prima parte della traversata. Riusciranno a portare a termine la qualifica? Scopriamolo assieme, dal 19 marzo, solo su Icarus.